Cosa può accadere quando rifiuti di pagare il pizzo alla mafia? Può essere che un giorno esci di casa per andare a prendere tua figlia a scuola e non fai il ritorno? Può essere che scappi per una meta sconosciuta a tutto il mondo, tranne a una manciata di agenti delle forze dell'ordine? Questa è la storia di Valeria Grasso, testimone di giustizia, che nel corso della presentazione del suo libro a Castelvetrano, nell'ultima giornata del Palmosa Fest, festival di arte e cultura voluto da Bia Cusumano, giunto ormai alla seconda edizione, ha raccontato la sua storia, la storia di un'imprenditrice che gestiva una palestra nel quartiere San Lorenzo di Palermo fino a 15 anni fa, quando, dopo essersi rifiutata di pagare il pizzo alla mafia, ha denunciato il clan dei Madonia. Testimone di giustizia, a seguito di numerose minacce di morte, è stata trasferita in una località protetta dove è rimasta per alcuni anni. Ma sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Io ho detto no e direi no e continuo a dire no. Non a caso ho costituito l'associazione contro tutte le mafie, che vuole essere proprio un insieme di forze, perché all'interno appunto abbiamo avvocati, abbiamo psicologi, contro, proprio perché ancora c'è tanto da fare. I tempi sono diversi sicuramente, tanti imprenditori siciliani non piegano più il capo, però la mafia comunque c'è, la mafia prolifera, purtroppo la criminalità c'è, ma non soltanto in Sicilia, ovunque. Quello che ancora a mio avviso si deve fare, e si deve fare tanto, sono ancora strumenti a disposizione per tutelare chi denuncia e per aiutare le imprese di chi ha denunciato, che purtroppo molto spesso ancora se ne pagano poi le conseguenze. Un'altra testimonianza importante è stata quella di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso 45 anni fa dalla mafia nel suo paese, perché aveva osato alzare la voce contro il boss locale, sbeffeggiandolo attraverso i microfoni di Radio Out. Oggi è una mafia completamente diversa, cambiata rispetto a quella di qualche anno fa, non direi di 20, 30, 40, 50 anni fa, ma proprio di qualche anno fa. Oggi non si fa altro che parlare di borghesia mafiosa, soprattutto dopo l'arresto di Messina Denaro, perché lì si sono capite tante cose. E cosa pensa che i giovani percepiscano di questa nuova mafia? Beh, dobbiamo essere noi che dobbiamo cercare di indirizzarli, di spiegare, di trasmettere, come dicevo poco fa, questi messaggi. Spetta a noi, spetta a quelle persone che hanno vissuto delle esperienze, come nel caso mio, nostro, di Peppino Impastato, come nel caso di tantissime che sono impegnate in prima fila nella lotta alla mafia, giornalisti, non soltanto giornalisti, imprenditori, collaboratori di giustizia, ecco. Cioè, praticamente dobbiamo cercare di spingere i giovani, anche perché loro sono bersagliati da messaggi negativi che vengono dal mondo della comunicazione, dei mass media, di tutto il resto.